Stiamo andando a Corso Cavour, davanti al centro congressi, per incontrare gli operai della Indesit che in questo momento sono lì davanti a manifestare per difendere il loro posto di lavoro a seguito della dichiarazione della nuova dirigenza Indesit che ha deciso di licenziare 1425 persone. Abbiamo purtroppo interrotto le trattative, già che l'azienda non ha intenzione di cambiare il piano industriale e noi invece siamo determinati a provarci, a mettercela tutta per farlo cambiare. Chiediamo un piano industriale diverso, che eviti le delocalizzazioni, eviti le chiusure, eviti i licenziamenti e siamo convinti che questa battaglia sia fondamentale per i dipendenti di Indesit, ma sia fondamentale per tutto il Paese, perché se il processo di deindustrializzazione andrà avanti, non sarà solo un problema delle centinaia di migliaia di lavoratori che lavorano nell'industria, ma sarà un problema per l'Italia, un paese che non ha materie prime come l'Italia, ha bisogno dell'industria anche solo per approvvigionarsi di energia o di derrate alimentari sul mercato internazionale. Alla cara Maria Paola Merloni, io vorrei capire come si può essere senatrice del Parlamento italiano e trasferire la produzione, un'azienda che ha stato la fortuna della sua famiglia in un altro paese. Mi chiederei se vuole andare in Turchia, ci può andare. Si candida in Turchia e si prende i contributi dei turchi, non quelli dei italiani. Dovete far capire a questi imprenditori che vogliono decolonizzare all'estero che non possono essere italiani, si dovrebbero vergognare di essere italiani, cioè che tu devi vergognare di essere italiano, che te vuoi andare, prendi la tua famiglia e vattene in Polonia e in Turchia, perché ti devi solo vergognare. Cioè tu prendi soldi e prendi fondi dello Stato italiano, cioè ma noi perché non glielo permettiamo? È finita in questo momento la riunione tra la dirigenza della Indesit e il coordinamento nazionale dei sindacati. La riunione non è finita bene, il coordinamento nazionale dei sindacati si sono alzati e se ne sono andati perché la Indesit, la nuova dirigenza, non è tornata indietro sulla sua decisione. Ha confermato il suo piano industriale e i 1425 esuberi, quindi non è una cosa accettabile e neanche noi l'accettiamo, quindi continueremo a portare avanti questa battaglia perché noi non ci fermiamo, perché vogliamo che il lavoro rimanga in Italia, perché non è possibile che un'azienda che ha preso tantissimi finanziamenti pubblici dallo Stato italiano poi prende e se ne va portando tutto il nostro lavoro, tutto il nostro know-how verso la Polonia e verso la Turchia. Questo è inammissibile perché sta mettendo in crisi non solo il territorio fabrianese e il territorio casertano, ma è una cosa che ormai sta diventando a macchia d'olio su tutta Italia e non è più ammissibile. Staremo sempre vicino ai lavoratori, non solo della Indesit, ma di tutti i lavoratori che sono messi in queste condizioni. Come Patrizia, io sono delle Marche, l'Ariston e la Indesit sono un tessuto industriale importantissimo per la nostra regione, ma importantissimo anche per l'Italia. E io mi chiedo dove sono tutti gli altri partiti politici quando succedono queste cose. Dov'è la famiglia Merloni con i suoi senatori, con la sua senatrice, quando una parte importante della sua azienda viene presa e trasportata in Turchia, pur essendo una fabbrica inattiva, una fabbrica che lavora bene, con un know-how dato da migliaia di lavoratori italiani che nell'azienda hanno creduto, hanno investito e hanno dato il loro lavoro per farla sviluppare, per farla crescere. Questo è un metodo industriale completamente deleterio per il nostro paese che deve finire e il governo deve assolutamente intervenire in questi casi. Non è possibile che dei lavoratori vengano lasciati a casa e pur avendo un'azienda che opera e opera bene e tutto il profitto venga trasferito in Turchia, in un paese dell'Unione Europea, comunque estero, togliendo al tessuto sociale italiano, a una città come Fabriano che vive esclusivamente del lavoro della fabbrica dell'Ariston e della Indesit, mettendolo completamente in ginocchio. Vorrei anche ribadire che questa è un'azienda che non ha i conti in nero, ma anzi è in profitto e nel suo ultimo anno le sue azioni sono aumentate del 90% passando da 3 punti a 6 punti e mezzo. Ora ribadiamo qua che noi non molliamo. Non ci credi che sono io che vengo da te. Noi stiamo andando a una manifestazione, volete venire? Sulla Indesit Company. Visto che in questo momento si sta riunendo il ministro con
la dirigenza e i sindacati. Queste sono le notizie. Dai istruzioni per il... Ci sono tre deputati che stanno andando lì a parlare voi, con gli operai. Di che cosa dobbiamo parlare, le notizie della... E visto che voi non riuscite a tirare fuori il ragno al buco. No. Io faccio il cronista, faccio il mio lavoro, faccio le domande. Quindi 1500 operai non me ne frega, me frega di più la fiducia. Io faccio le domande, rispondo alle sue domande.